Cioè, certe cose non sono da comprare. Non possiamo comprare l'amore, non possiamo comprare educazione, non possiamo comprare amicizia, altre cose. Non sono da comprare. E questo Vangelo mi sembra che parla proprio da questo, che noi possiamo volere salvarci da solo. E quindi questo giovane uomo che incontra Gesù e chiede cosa deve fare per ottenere la salvazione, vuole questo per sé. Vuole questo ottenere e qualcosa, sforzarsi e fare, ha un scopo. Ma salvazione è un regalo, è un dono della grazia. C'è qualcosa che è regalato a noi come amore. Non possiamo venire a qualcuno e dire: cosa devo fare che te mi ami? Io ti può dire: questo vale qualcosa? E così lui vuole, in qualche modo, Gesù lui dice certe cose, cosa può fare. Cerchi di fare bene. Sa che lui fa, quindi sa di lui ancora più. Ma siccome fa, sempre sente che qualcosa a lui manca. Cosa manca? Questo affidamento, perché immagina che quando fai una decisione grande di andare con qualcuno per la vita, di dare dell'amore, così salti in una situazione completamente nuova, ti affidi, lasci un po' questo tutto che sei, che hai intorno di te, a volte uno tuo paese, a volte tua famiglia, e Gesù di amore si dice lasci tua madre, padre, questa, e crei qualcosa completamente nuovo, e non riesci questo a fare senza lasciare. E quello, a volte, questo giovanotto deve capire questo, per cui Gesù gli dice lascia questo che ti tiene molto forte e vai con me, e così impari che c'è qualcosa tanto di più che i nostri sforzi per ottenere qualcosa. Affidamento, legame, così capisco io.